sognare il sogno di Mister in questa serata, di che rende orgoglioso? Rende orgoglioso non fosse altro per i risultati, fortunatamente, che si è raggiunto a livello sportivo, quindi a livello nazionale, presidente nazionale, senato, la camera, telecronista Sky, insomma tantissime cose che sono passate anche dall'esperienza fatta con voi. La cosa più bella, ripeto, al di là delle cose sportive che sto vivendo e che mi gratificano tantissimo, è, se avete pensato a me per questa cena, vuol dire che non ho sbagliato, non tanto dal punto di vista tecnico-tattico della crescita, ma sicuramente non ho sbagliato nel farvi crescere come uomini, che oggi avete dimostrato di essere delle grandi, brave persone. Sono normali. Dicevo prima che per me è stata un'esperienza di vita. Io che facevo solo quello del mestiere, però tutti i giorni ero al campo 8-9 volte, 9 ore al giorno, per 9 anni a Mondolfo, poi l'ho fatto per altri anni in giro, insomma, in tutta la regione. E i risultati però che comunque ho nel cuore, non sono parole di retorica, ma questo lo testimonia ovviamente, è che chiaramente quello che abbiamo vissuto noi, quando io guidavo senza patente nella curva, quando mi veniva a prendere, quando con la macchina caricavo 7, 8, 9 e passavamo da dietro per non farci vedere dai carabinieri, quando non combinavamo tutti i colori, che andavamo a mangiare la pizza senza pagarla, Chico, ti ricordi? E non c'era andato a dire, non giustificato. Quando Sanchio disse a Pedro Centro, Manadonna, ma quanti metri c'hai? E quella tutta è stata una palestra di mano, sia per voi che per me. Quindi io, a parte il ringraziamento per questo regalo qua, che conserverò assieme a tutti gli altri palloni firmati da gente più nota, ma sicuramente non più meritevole di voi, nel mio cuore. Quello che posso promettere, al di là che qualsiasi cosa avete bisogno a livello sportivo lo posso aiutare. Come ho già scritto nel gruppo, quando volete possiamo organizzare una giornata a Coverciano dove possiamo farla strutturarla in questo modo, se siete d'accordo. Arriviamo il mattino, facciamo l'allenamento in campo, andiamo a vedere il museo, pranziamo lì e al pomeriggio andiamo a vedere gli allenamenti della Fiorentina, se volete, o dell'Empoli, e poi torniamo, oppure viviamo tutta la giornata a Coverciano. Questo ve lo prometto, perché per me non è difficile, sono ufficio lì dentro, quindi posso farlo in qualsiasi modo. Caro, prendete l'impegno tu quando volete. È ovvio, se mi chiedi il giorno c'è la panchina d'oro, per me è più difficile, o c'è quando c'è la nazionale, quello no. La nazionale, Conte aveva fatto un regolamento che tutta la carta stampata, i giornalisti, 15 minuti durante il riscaldamento e poi tutti via. Con Venture è un po' più elastica, però poi ci sono la sicurezza che ci manda via. Quindi se volete partecipare un giorno a Coverciano, a un'assemblea, a qualsiasi cosa, me lo fate sapere. Quando ci sono anche gli allenatori che fanno il master, ad esempio un master martedì, che sono gli allenatori quelli che diventano attori di Serie A e Serie B, saranno ad Appiano Gentile a vedere gli allenamenti dell'Inter. In altre occasioni vanno a vedere altri allenamenti. Io quando vado al corso da professionista sono stato in giro a vedere allenamenti della squadra, e poi c'è stato Sarri, Allegri, Pane, insomma tanti allenatori che sono venuti a spiegarci il calcio. Quindi grazie, non la voglio fare troppo lunga perché sono sempre a cominciare da capo, a fare della diagonale, tutte queste cose qua. L'elastico. Quindi grazie a tutti, è stata una bellissima serata, speriamo di rivederci quest'estate. Quest'estate. Partita sul campo. Va bene? Grazie a tutti.